Ma potevo lasciarvi senza extra? Beh, in realtà sì, perché la serie, per come l'avevo pensata, era conclusa, ma siccome l'avete chiesto in tantissimi, benvenuti in un nuovo appuntamento su UK Watch 1 per Nintendo Switch. Siamo dal nostro signor Bellavista, che finalmente, come avrete potuto immaginare, ci darà la missione per il rango S. Quindi, ragazzi, voi avete voluto gli extra? Ve ne porto almeno uno perché voglio farvi un paio di piccoli regali. Il primo è questo, appunto, sbloccare il rango S, diciamo un po' per concludere. Per me con Poliministro si era concluso tutto, ma il rango S ci può stare comunque come conclusione. Per gli altri regalini, guardate il video fino in fondo. Allora, dobbiamo sconfiggere Impas, Appak e Timmy Devil. Dove sono questi yokai? Nello Yokai World. E per la precisione in un punto dove in questo gameplay non siamo mai stati. Perché semplicemente lo vedrete tra pochissimo, ma vi ricordate quando eravamo nel mondo degli yokai che abbiamo dovuto rispondere a delle domande ai vari oni e io ho sempre risposto correttamente? Bene, rispondendo invece non correttamente si finiva in una parte, anzi più di una parte, dove c'erano tanti tanti yokai e tante cose da fare. Noi non l'abbiamo fatta, io un po' l'ho fatto off camera per aumentare il livello, perché mi avete detto fai Homblu. Homblu al momento è di rango S ed è molto molto forte per la mia squadra, quindi ho cercato un pochettino di salire di livello, vediamo oggi di salire un altro po'. C'erano tante missioncine minuscole all'interno di questi, come chiamarli, piccoli dungeon quasi, quindi qualcuno l'ho fatto, ma adesso ci ritorniamo appunto insieme per sconfiggere questi yokai che ci servono per la missione di rango S. Vi spoilerò una piccola cosa dei regalini che diciamo volevo portarvi in questo episodio, perché lo vedrete in caso durante le lotte, ovvero ho messo in squadra, volevo arrivare fino a buttarmi, no, non è questo. È il prossimo. Ok, ho messo in squadra Draghi, ovvero Draghetto, quindi ragazzi potete benissimo immaginare di che cosa sto parlando. Allora, queste sono ad esempio, non è la missione che ci serve, però sono delle missioni, vi faccio semplicemente vedere quello che appunto stavo dicendo prima, sono delle missioni degli yokai che hanno bisogno, per averli voi, di una fusione con un oggetto e in questo caso noi troviamo lo yokai già evoluto e sconfiggendolo. Quindi accettando la missione e poi riparlandogli per appunto affrontarlo, ecco qua, parte la lotta. E se riuscite a sconfiggerlo, vi darà appunto l'oggetto che serve per la fusione. Ovviamente vado molto avanti, esatto, come in questo caso, Glacial Clip, Glacial Clip. Inoltre è una lotta abbastanza complicata perché il rango è S, vi dà un po' di esperienza, è una missione, quindi vi dà l'esperienza in più della missione. Vedete quanti punti esperienza. Quindi non male, ho fatto un giretto, ho fatto quasi tutte queste piccole missioncine, tranne appunto questa, anche per farvela vedere. Vediamo se riusciamo anche a avere successo con Q-Pistol. Ok, molto molto bene. Otteniamo quindi anche altri oggetti, insomma, sono delle cose molto interessanti da fare anche per quanto riguarda il gameplay della versione per 3DS, insomma. Ok, allora, questo è il primo yokai che dobbiamo affrontare. Ok, adesso siamo pronti per affrontare Timmy Devil, che come vedremo in realtà non è uno yokai molto forte. Addirittura in una delle missioni che vi dicevo che ho fatto off camera, sempre qui, in questi dungeon, c'era la sua evoluzione, quindi era di un rango sicuramente molto, molto più alto. Night Slash! Ragazzi, veramente questo è l'esempio di video che sto facendo solamente perché me l'avete chiesto tantissimo, quindi mi raccomando con i pollicioni, così mi ringraziate a dovere. Perfetto, lotta davvero poco impegnativa, però un po' lunghetta, quindi un po' ve l'ho tagliata, dato che ne avremo ancora un po'. Però ci servono, questi punti esperienza ci servono, qualora volessimo fare, che so, l'inferno infinito, volessimo cercare altra roba. Qui ho lasciato indietro un po' di oggetti, perché proprio questo dungeon è quello che ho fatto di meno rispetto agli altri due. Li lasciamo qui,
In caso ci dovessero servire... Vabbè, questo me lo sono ritrovato davanti e l'ho preso. Ecco, se ci dovessero servire degli oggetti in particolare da qui, direi che li possiamo prendere senza troppi problemi. Risalgo su e andiamo verso il prossimo obiettivo, che dovrebbe essere un po' più avanti. Allora, non devo fare l'errore di ributtarmi giù da qua, che è dove mi sono buttato poco fa, perché dobbiamo andare avanti. Quindi andiamo nella seconda parte, qui. E ci siamo, una mucchiata, un sacco di yokai. Allora, da questa parte dovrebbe essere verso il basso, se non ricordo male. O comunque, è esatto, non dobbiamo salire. Eccolo qui. Ecco, questo già è un pochettino più fastidioso più che difficile, perché ovviamente Impass è un tank bello, bello forte. Quindi iniziamo in realtà a toglierci gli altri. E se il draghetto riesce, questi sono deboli anche alla roccia, potrebbe fare un po' di danni. Torrent Slash! Questo dovrebbe bastare. Esatto, perché lui invece è debole all'acqua, quindi ottimo avere anche lui in squadra. Che sale pure di livello, perfetto. Allora, perché draghi... Ormai l'avrete capito, a fine episodio o quasi, insomma, vedremo che cosa succederà, ma in teoria l'intenzione è quella di farlo evolvere. Adesso devo salire da qualche parte, ma non mi ricordo da dove. Quindi nel frattempo vi dico perché non l'ho fatto evolvere, quindi con la fusione adesso, perché draghetto, ha caratteristica, insomma, ora non ricordo, il nome preciso, di, fare molta più esperienza. Quindi, siccome sicuramente fondendolo non avrà più questa cosa, voglio fargli prendere un po' di esperienza, perché poi evolvendosi sale anche di rango e quindi non sono sicuro, ma immagino che poi prenda esperienza un pochettino più difficilmente o comunque per ogni livello sia necessaria molta, molta esperienza. Ecco, quindi per adesso gli faccio fare questa esperienza e poi lo faccio evolvere, così lo salutiamo in questo modo. Allora, io adesso salvo perché per l'ultimo di questi tre yokai, perché avevo programmato, insomma, di farli tutti e tre, ho visto che c'era un altro bug nella traduzione e lo affronterò in giapponese. Ed eccoci qua nell'ultima parte. Allora, qui si trova esattamente proprio in questo punto, si trova l'evoluzione di Draghetto, Dragon Lord. Battetelo, come ho fatto vedere prima, e sarà tutto fatto. Ok, direi che possiamo parlare con lui. Ok, meno male che funziona, non ero sicuro perché non l'avevo provato del tutto, però sì, adesso va bene. Quindi affrontiamoli, so come affrontarli più o meno. Eccoci qua, sconfitto anche lui. Dovremmo aver finito tutto. Ne abbiamo sconfitti tre, abbiamo ottenuto un bel cetriolo e sì, li abbiamo sconfitti tutti e quindi possiamo ritornare dal nostro Bella Vista. Ed eccoci qua, finalmente! Allora, adesso dovrebbe darmi... Sì, ce l'abbiamo fatta tutti e tre. Ok, siamo stati anche abbastanza veloci. Vai, un po' di questo, un po' di quello. Zoom Clash, Cream, Vroom, Vroom, Shroom, ed è... Rango S! Bene, bene. So cool! Yes! Ok, adesso abbiamo il salvataggio con la stellina, con il rango S... Ci sono ovviamente tante altre cose, ma diciamo che il nostro salvataggio è quasi completo, ok? Adesso, a proposito di salvataggio, vi volevo dire un altro regalo appunto che vi volevo fare in questo episodio, è che metterò a disposizione il mio salvataggio, questo. Di oggi, insomma, con tutto quello che ho raggiunto fino adesso, quindi gioco completo e rango S, poi il resto potete giocarvelo voi e continuarlo come volete, se vorrete, lo metterò a disposizione nel mio server Discord. Trovate in descrizione il link per accedervi. Quindi, se volete il mio salvataggio, che si può utilizzare sia nella versione con la patch, con la traduzione, sia senza traduzione, eccetera. Entrate nel server Discord e lo avrete, cioè lo metterò a disposizione per tutti quelli del server. Quindi è arrivato il momento dell'ultimo regalino, vi faccio vedere. Penso che lo potrei tenere in squadra perché
draghetto è davvero interessante, voluto. Dragon Lord, eccolo qua. Niente ragazzi, si era bloccato un'altra volta, ci sono numerosissimi bug, ecco perché non ero molto convinto di proseguire oltre la storia principale, ma i bug ci sono anche nella versione giapponese. Ok, si era bloccato ancora un'altra volta, ho dovuto cambiare, quindi ecco uno dei motivi per cui ancora non va molto bene, però ok, ce la sto facendo. È uno dei motivi per cui non ero convinto degli extra. Ok, credo sia questo. No, allora è l'altro. Dai! Ok, si bugga tipo il tasto A. Comunque, ci siamo. Ormai nulla può fermarci. Perché la fusione ha effetto e draghetto si evolve. Che bello. Che bello. E oddio, adesso mi rimane il nome in giapponese. Ci sta però il nome in giapponese che è un drago già. Io lo lascerei così. Lo lascio in giapponese. Bello. Sì, perché è proprio un drago giapponese, quindi cioè, ci sta. Ci sta tantissimo. Ok. Ecco, adesso non posso più uscire. Non mi fa più uscire. Ok, ce l'ho fatta. Esco subito e salvo e me ne vado perché altrimenti... Ok, salvo subito, aspettate un attimo. E ce l'abbiamo quindi il nostro drago reale. Eccolo qua. Livello 37, ma rango S. Fa anche una buona intesa con Velenotto. Quindi il nostro drago reale o Dragon Lord direi che... sta benissimo in questa squadra. Se proprio la volessi migliorare dovrei assolutamente cambiare a Moroseo, che intanto però mi serve per le catture. Però in generale nelle lotte non è ovviamente a livello, perché ormai siamo di rango sicuramente più elevato. Quindi spero che l'appuntamento vi sia piaciuto, spero che le sorprese vi siano piaciute e io vi aspetto anche appunto sul server Discord, proprio perché se volete avrete anche il salvataggio. Noi ci vediamo in un prossimo video, qualsiasi esso sia. Nel caso cercherò di vedere se funziona bene il tunnel infinito in modo tale da provarlo con voi, però non ve lo garantisco, ok? Quindi questo è stato un extra, non penso di andare avanti per tutti i problemi e i bug, e anche perché la serie in realtà, per come la intendevo io, è finita. Noi ci vediamo alla prossima, grazie a tutti, ciao!